abbiamo fatto questo rimbalzo. Lui mandava un disegno e io gli scrivevo una pagina, o qualcosa di più all'incirca. E perciò nella confezione libro il disegno sta sulla pagina di sinistra, perché precede la pagina di destra, che è quella che ho scritto, quella che scrivo io. Di solito le immagini e le parole bisticciano tra di loro, cioè l'immagine vorrebbe che la parola fosse una sua didascalia e invece la parola vorrebbe che l'immagine fosse una sua illustrazione. Questo bisticcio succede, fa in modo che uno delle c'è una specie di rapporto di forza, alla fine uno delle due vince, ma in questo caso non c'è nessuna colluttazione, non c'è né didascalia né illustrazione, c'è un prima e un dopo di una investigazione a proposito che riguarda i propri mostri personali. I suoi mostri evocano i miei, e non so se il mio mostro di esordio è evidentemente il terremoto, sta piantato dentro i nostri sogni, dentro i nostri incubi, dentro le nostre mosse. Lo sappiamo, insomma, che possiamo essere sfrattati noi di questo suolo, che possiamo essere sfrattati da questo sottosuolo che balla regolarmente, insomma, ogni generazione ha avuto la sua. L'Italia è un paese sismico, guardate un poco che veniamo a sapere. L'Italia è un paese sismico, ma ogni volta che c'è un terremoto, un'emergenza. Chi se l'aspettava mai che arrivava un terremoto? Arrivano con regolarmente, ogni mese ce ne abbiamo 3-4. Per dire che i terremoti non sono una emergenza, no? Sono la nostra condizione abituale di residenti di questo territorio. Quando uno ti dice che è un'emergenza, vuol dire che non è capace di gestire l'ordinaria amministrazione di un territorio. Si giustifica dicendo: ah, ma è un'emergenza. No, non è un'emergenza. L'emergenza è che ci stai tu, quello è l'emergenza. A gestire l'ordinaria amministrazione. Questo è uguale nostro. Ma non solo, ma l'emergenza è doppiamente losca. Perché? Con la formula emergenza si aggirano tutte le assegnazioni ordinarie degli appalti. E dove vanno a finire questi appalti? Direttamente a delle persone, a delle ditte collegate al sistema dei assegnatori di appalti, del denaro pubblico. Attingono direttamente al denaro pubblico attraverso i preferiti, attraverso la formula dell'emergenza. L'emergenza non è semplicemente una dichiarazione di incapacità, è un atto preciso di malversazione che serve a assegnare denaro pubblico a ditte collegate alle cordate politiche. Ma è anche un atto di imbecillità la gestione del nostro denaro pubblico, non è semplicemente un atto di dispersione, di dissipazione. Io mi sono trovato a stare dentro città bombardate, pur essendo uno che è venuto dopo le città bombardate. Napoli è stata la più bombardata d'Italia, sono della generazione seguente, pur essendo uno della generazione seguente mi sono trovato in diverse città bombardate nella mia vita, per motivi proprio personali, insomma, perché ci sono voluto andare, ho voluto partecipare di quella malora. E una città bombardata e una città terremotata hanno la stessa faccia e le stesse cicatrici. Non le distingui una città bombardata da una terremotata. Diciamo che quella a occhio, a naso sì, perché una città bombardata è soggetta a una esplosione, quindi a un aumento così potente e violento di temperatura che
manda in combustione dei materiali che normalmente non bruciano, insomma. I terremoti non sono incendiari, le bombe sì. E quindi c'è una puzza speciale delle città bombardate, che è diversa da quella che c'è nelle città terremotate. Ma insomma, a prescindere da questa differenza di naso, non la si distingue. La differenza in che cosa sta? Nel fatto che una città bombardata è bombardata dall'alto e noi terremotati siamo bombardati dal basso, perché è un bombardamento quello che avviene, scassa e sfonda le case, le fa precipitare, è un bombardamento da sotto. Ma la nostra spesa pubblica si occupa di bombardamenti dall'alto, la nostra spesa militare, che quest'anno aumenterà della buon'anima del 4%, come se ci avessimo dei nemici che continuano a spingere alle porte, insomma, specialmente dal lato, spenderà più di 10 miliardi per l'acquisto di cacciabombardieri. Ma noi non siamo bombardati dall'alto, nessuno ci viene a bombardare, siamo bombardati dal basso. Questi soldi servono a rendere invulnerabili le nostre case dal basso, non dall'alto. A renderle possibili, insomma, abitabili anche in condizioni di bombardamento sotterraneo. Non siamo bombardati dall'alto, la nostra spesa è una spesa completamente sballata rispetto alle esigenze della nostra vita, della nostra amministrazione quotidiana, insomma, di abitare un suolo sismico, senza nessuna emergenza, con una continua, ostinata quotidianità del terremoto. L'altro giorno, pochi giorni fa, domenica, sì, sono stato a Matrice, stanno tutte là, le macerie stanno tutte là, c'è ancora la zona rossa con l'esercito che non fa passare, tutti fermi, il bombardamento continua. Allora, si tratta di questo, insomma, i terremoti stanno piantati dentro i nostri incubi, e aggravati dalla gestione dei terremoti che rende gli incubi molto più concreti, insomma, diurni, mentre invece gli incubi dovrebbero occuparsi della gestione notturna della nostra vita privata. Ma invece l'amministrazione si preoccupa, insomma, di rendere l'incubo anche diurno. Stanno piantati là, questi mostri. E quindi con il suo disegno, non so che cosa è capitato a lui, ma con quello che è capitato a me, è come se mi fossi infilato dentro una galleria dei miei mostri, dentro un cunicolo come quello del Minotauro, un labirinto per andare a vedere dove stanno visitare questi mostri. Con quella, sapete, la leggenda del Minotauro, no? C'è Dedalo, che era un famoso architetto, che si era trovato in esilio, perché era un architetto ateniese, ma l'avevano cacciato da Atene, e aveva costruito questo labirinto, e in fondo a questo labirinto c'era un mostro, chiamato Minotauro, al quale venivano offerte delle vittime regolarmente ogni anno, e Teseo va dentro questo labirinto e va a stanare questo mostro, si fa aiutare da un filo che gli ha consegnato una croce rossina del posto, diciamo, una volontaria che gli dà questo filo, dice: così non ti perdi. Buona idea, no? Uno si infila in un... Si infila, però, appunto, perché sennò Teseo si infilava là dentro e la rimaneva, l'uscita non la trovava più. E quindi si infila con questo filo là dentro, trova il Minotauro, siccome si è portato un'arma appresso, gli taglia la testa, è finita la storia del Minotauro e del labirinto. Ma appunto, a me è capitato invece di infilarmi dentro questo mio labirinto senza nessun filo di Arianna. Arianna non mi ha dato niente.
non c'erano, non erano i paraggi, era finito il filo, non so, insomma, mi sono infilato.